Buongiorno! Allora, oggi vi voglio parlare di una cosa molto molto importante. Spesso e volentieri iniziate a fare diete e non prendete diete qua e là o del sentito dire e fate le diete un po' a cavolo, nel senso che, ad esempio, quando vi si dice di mangiare frutta secca, siccome la frutta secca è molto calorica, non bisogna mangiare senza pesare perché ha tantissime calorie. Sì, è vero, è un grasso che fa bene, è un grasso vegetale che aiuta le nostre arterie a mantenersi lubrificate e non permette, diciamo, al grasso, quello cattivo, quello animale, ad attecchirsi sulle pareti delle arterie. Quindi è molto importante consumare grassi vegetali. Allo stesso tempo, la frutta secca, che parliamo di mandorle, noci e così via, nocciole, più ne ha più ne metta, sono molto caloriche. Pensate che per 100 grammi circa ha più di 600 calorie. Quindi la frutta secca non va mangiata a buffo, non va preso col pugno, ma va pesata. Quindi se state a dieta o comunque generalmente in una cucina, c'è bisogno di una cucina da cucina piccolina, quella precisa, che comunque pesa anche 1 grammo, e consumare frutta secca. Beh, qui diciamo che va un po' in base alla persona: il maschio ne può consumare di più, la donna di meno, però non si mangia più di 20-30 grammi al giorno perché diventa molto molto calorico, cioè un apporto maggiore di calorie alla nostra dieta. E siccome per dimagrire abbiamo bisogno di un deficit calorico, significa che dobbiamo introdurre meno calorie di quanto ne consumiamo per poter accedere ai depositi di grasso e così dimagrire. Quindi un primo errore che fate è quello di mangiare la frutta secca come se non ci fosse un domani. Sono molto caloriche e non vi aiutano a dimagrire. Un altro sbaglio che spesso si fa è l'olio. Che per lo stesso discorso, l'olio è molto 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 calorico, ma è utile ed è importante che venga consumato. Quindi di conseguenza l'olio va misurato col cucchiaino, col cucchiaio, quindi dipende da quello che avete voi nella vostra dieta. Ad esempio, io ne consumo 2 cucchiai al giorno. Un altro errore che si fa è esagerare con le spremute. Sì, ok, la frutta fa bene, tutto quello che volete, però se io mi faccio 10 spremute d'arancia al giorno, immaginate quante volte la mia insulina si innalza e non mi aiuta a bruciare grasso, ma al contrario, mi aiuta a mettere il fruttosio che c'è nella frutta sulle chiappette o sulla pancia, ok? Quindi cercate, mangia frutta, ma non più di 2 frutta. Quando siamo a dieta, parliamo di dieta, ma di dimagrimento. Consumate, non consumate più di 2 frutta al giorno, perché nulla buono se nulla fa bene se esageriamo, ok? Quindi evitate di esagerare con la frutta, perché la frutta poi non vi aiuta a perdere peso. Un altro errore che spesso fate è lo zucchero. Lo zucchero, al di là del fatto che fa male, anche quel cucchiaino che usate nel caffè, si aggiunge magari alla frutta in più che avete mangiato, si aggiunge già l'olio in più che avete messo senza misurarlo con la bottiglia, avete rovesciato così alla frutta secca, e alla fine consumate, anche se alimenti puliti, tantissime calorie che non vi portano a un deficit calorico, quindi a un non dimagrimento, e di conseguenza non raggiungerete i vostri obiettivi, ma sarete semplicemente in salute e non perderete peso. Però quindi bisogna stare attenti a queste piccole cose. I carboidrati, i grassi vanno pesati, ok? Vanno pesati e consumati senza friggerli, senza mettere l'olio, con
State attenti a queste piccole cose che fanno davvero la differenza e vi aiuteranno a raggiungere il vostro obiettivo. Naturalmente per chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina e imparare queste cose direttamente da me ogni giorno con il mio supporto giornaliero, parliamo giornaliero, tu ogni giorno puoi scrivermi su WhatsApp e chiedermi se puoi mangiare questo, se va bene questo, naturalmente ognuno avrà il suo tipo di alimentazione in base alle proprie esigenze, patologie, eccetera. E quindi, niente, vi aspetto in diretta gennaio e vi auguro una serena giornata. E amatevi. E ricordate di pesare le cose.